perché adesso valgono molto di meno di quanto l'hai comprati, non li puoi vendere. E poi comunque Suarez, lo sai anche tu, gioca 90 minuti male al 91esimo, magari ti fa il gol. Sì, Cioè, sì, sì. non, Cosa che cioè, nemmeno Alcacer io non lo non fa. mi sento di giudicarlo per non aver Ha comprato un ragione. terzino destro, per aver puntato su Ter Stegen, sì o sì, per non aver preso, secondo me, un altro centrale di difesa più forte Sì, ancora. totalmente. Però non mi sento di giudicarlo se giustamente mi giro in panchina, vedo Paco Alcácer, con Real Sociedad, che tanto la colpa non è di Suarez, ma è della squadra, dell'allenatore, e non mi cambia la partita, perché se non sa giocare ancora come il Barça deve, come sa, ma anche lo stesso Barça non sta giocando come sa. Quindi se non sai giocare uguale ai tuoi compagni ancora, e comunque anche i tuoi stessi compagni non stanno giocando come sempre devono giocare. È lo schema, gli schemi come li fai? Come arrivi a porta se non sai ancora i movimenti ancora? Purtroppo non cambia nulla che ti giri in panchina, vedi Paco Alcácer e dici che faccio? Lo capisco. Poi la sua è una colpa perché lui delle volte non studia mai delle contromosse, sembra che si affida alla sorte o al gol da fuori di Messi, Si sempre. affida al tridente. Però, sì, ma anche Neymar secondo me non sta giocando No, benissimo, assolutamente cioè gli no. manca il gol. Certo. Cioè, Neymar non sta giocando come dovrebbe giocare. Cioè, non so, che aspettiamo? Che Messi finisce di giocare e poi non vinciamo più niente? Cioè, non lo so, io credo che poi è vero, non è che possono nascere dei fenomeni ogni anno dalla cantera, però cerchiamo almeno di far giocare a certi acquisti o non compriamone 5, 6, come 7, come l'ultima campagna acquisti, però insomma prenderne magari pronti proprio per la prima squadra subito. Per carità, giovani sì, ma tanto sappiamo che per il giovane del Barça o sei giovane o sei vecchio, devi essere forte e Quali pronto. sono, secondo voi, i giocatori invece che poteva prendere il Barça? Quest'estate, dico, eh. Ma dovevi puntare su Gameiro al 100%, cioè al Meiro. 100%, 100% Gameiro, cioè lo dovevi convincere in tutti i modi, in qualsiasi modo. Potevamo rapirlo? Cioè, ma guarda, forse, guarda, però comunque, ecco, cioè, Paco Alcácer. Per carità di Dio, ha fatto una buona stagione in una stagione di una squadra mediocre, cioè che giocavano tutti per lui. Cioè, è come Gilardino, se non mi dai la palla non segna. Alfonso, voi eravate ragazzini, Alfonso lo volle per forza Serra Ferrer, che ce l'aveva al Betis Siviglia. In quella partita in cui vincemmo 2-0, quel classico del 27 di ottobre, 28, non mi ricordo, del 2000, sul secondo gol di Simão, Rivaldo fece una cosa incredibile: prese il pallone, entrò in area dall'incrocio dell'area del rigore a sinistra, come lo sapeva fare lui, no? Con quei passetti piccoli, caricò il sinistro, piegò le mani al giovane Casillas, la palla andò verso Alfonso che era da solo a porta vuota, colpisce Alfonso di testa, dove la manda sulla traversa. Per fortuna l'incrocio, la palla rientra verso la porta e c'era Simão a porta vuota che la butta dentro, 2-0. Alfonso, l'incubo mio di quell'anno, Alfonso. Quel Ma nazionale è ridatemi stato. Puyol per questa partita, Ah, magari, perché però. Puyol in quella partita, Flavio, si attaccò a uomo. Anche Uleghe! E Oleguer. come no? Oleguer terzino destro, guarda, non toccare una palla. È vero, è vero, è vero. È vero. Uleghe era qualcosa di fenomenale. Che un giocatore come Oleguer ha giocato una finale di Champions Veramente, titolare è veramente. incredibile. È incredibile. Un grande, un grande. Petisso, te lo ricordi Uleghe? Come no? Petisso. Ce lo No, io ricordiamo però me lo tutti. ricordo, però.
ci fanno segno dell'acquario uno. Che cosa uno? Un giocatore posso. Vai a vicino al microfono, tanto è aperto. Se posso consigliare un giocatore. Devi avvicinare di più, però, perché non è quello. Lo posso consigliare. Come non è questo? No, è questo qua. No, però io. Vai. Posso consigliare chi è che parla, però? Alvaro Morata. No, vieni qua perché no, è un nostro amico juventino. Mettete a sede, no, perché sì. Senti un po', ma come hai visto sta cosa di Dani Alves che è venuto a Torino a Dani Alves avvicinati al microfono però. Dani Alves. Ciao, il nome così sono Dani Alves qualche Alessandro amico Raimo barcellonista. Sì, che ti aveva detto qualche amico ha detto che non era proprio un ragazzo in forma, diciamo. Esatto. Che veniva qui il giocatore che stava verso il esatto. Come si dice basso in spagnolo? Vai Alberto. Come si dice? Basso in spagnolo, abaco. Baja forma. No, sì, baga forma. Che va bassa forma. Che va hacia abajo, no. Hacia abajo. In basso. In basso, abaco. La forma. No, abajo, giù. Abajo, che va abajo. Abaco. Esatto. Avash in catalano. Che se andare verso Avaco. Sì, certo. E... che sta a cavallo. comunque. Saluto todos e me ne vado. Esattamente. Questo è il problema di molte squadre del calcio che perlomeno noi vediamo. Da Barcellona, che voi avete soldi, ma che giocatori vecchio sempre. Chi è che ha soldi? A Juventus e basta. No, ma il po' di soldi che avete è per giocatori vecchio, no? Allora, il Milan, no? Vabbè, tanto l'Inter prende Messi, no? Avete visto la... Parliamo di fatturato. Quello sport. Quanto fattura il Barcellona? Vabbè, dai. È la vita. No, ma Siviglia? Quanto fattura il Siviglia? Come il Milan? Siviglia fattura perché negli ultimi 3 anni ha vinto 3... Io ho già sentito troppo juventinità dentro questo programma. Tu devi stare zitto, non so chi sei, ma tu devi stare zitto. Ma devo saluto. Era per ribadire che noi vogliamo tanto bene a Dani Alves. Per me è un monumento del barcellonismo, però c'ha un difetto tipico dei brasiliani. Non è possibile. Sergio Leonetti è testimone del fatto che una nostra amica sabato prima della partita col Malaga viene una grande barcellonista che ogni tanto ci ascolta, non so quanto capisce perché non lo parla l'italiano, Dobrinka, che è bulgara tipo grande culé e che vive a Madrid, che viaggiava per Barcellona. È arrivata al Prat, un po' sabato mattina 19 novembre, che ha incontrato al Prat che prendeva il volo per Torino Dani Alves, che era stato convocato per la partita contro il Pescara, credo, da Allegri, però tornava a Torino per poi partire, fare allenamento pre-Champions e partire per Siviglia. Povero Dani Alves, cui vogliamo tanto bene. È andato a Torino a Piazza i Sordi a giocare, ma non a giocare a football, a fare altro. Ci dispiace per l'infortunio. Questo dimostra che Flavio ha ragione quando dice: dovevo prendere in terzino, non dovevamo tenere giustamente Dani Alves, dovevamo prendere in terzino. Dato via Dani Alves, ci dovevamo prendere in terzino. Non l'abbiamo preso. Lo so, però purtroppo non ci arrivi mentalmente. Esattamente. Non lo so. No, ma poi dopo non ci lamentiamo se il Valencia spara 50 milioni per Cancelo e l'Arsenal 80 per Bellerin, perché sanno che a te ti serve e quindi ti sparano numeri incredibili. Ma prendi un terzino della cantera, ma non c'è un terzino della cantera, purtroppo. Non c'è un terzino? Un terzino? Ma no, pure c'è il terzino. Alberto, c'è il terzino. Uno di nove anni di questi che ti alleni tu. Uno di 9 anni. Di questi americani. Ah, che parli del Barcellona? Nessuno. Sì, un terzino. Nessuno. Tutto un basso livello preoccupante. Andassero a Sud America, cercassero qualcuno. Vabbè. Senti, Flavio, allora noi ti lasciamo alla tua noce Barcellona. No, scusate, c'era un calcio di punizione della Alaves, ma Siriza ha parato bene. E noi ti lasciamo la tua noce barcellonese. Barcellonina, come dice.
Alberto. Ma non ce l'ho che in casa. Ma non ce l'ho che in casa. Va bene stare una notte a casa, tanta notte fuori, va bene una in casa. Bisogna riposarsi. Se no, poi i miei giocatori pensano che io sto sempre di festa. Ma quando rigioca la tua squadra? Bella domanda. Non lo sai. Lunedì 12 sicuro. Poi avremo un'altra partita la prossima settimana. Un derby. Sembra che la squadra avversaria non si voglia presentare. Ha paura. Nel derby, invitato. Questo derby. Paura. Paura. Comunque fammi sapere qua che un giorno voglio venire a vedervi, Comunque campionato dell'Università di Roma, siamo primi in classifica. Quindi. Primeri. Facile. Alberto è facile. Domani ritorni? Questo non lo posso dire, Alberto. Ah, sorpresa. Va bene. Se le ammiratrici sue raccolgono le firme perché rimanga, deve rimanere. Alberto. Però Bonino. Tornerò. Tornerò domani ulala e ritornerò. Vabbè. Non lo so, però tornerò presto. Ok, ti aspettiamo. Alberto. Se non torno, preoccupatevi. Ciao Flavio. Va bene. Pedisso, quanto puoi stare ancora? Ci abbandoni? No, sono un limite. Tanto stai vedendo come noi la partita. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa alla partita? Ma spero che si sblocchi a fuori del Barça. Sto finendo le unghie, perché? Perché ho sto brutto vizio quando guardo la partita. Ho capito. Mi serve il sigaro come te. Io lo mangio. È bello, però che tutto lo stadio è pieno. Sono venuti. Vabbè, comunque anche l'anno scorso pareggiamo 0-0 a Villa Novense, dove? Sì. Sì, è vero. Douglas giocando, sì. È vero. Douglas sì, giocando. Ricorda. Va bene, allora andiamo a sentire un po' di gol al Madrid e Guarda, 1-0. Ha segnato l'Hercules. 1-0. Eccolo qua, cross. 1-0. Mamma mia, l'hai visto il gol? Poi una zampata è stata. Digne, no, non lo so dove Digne stava. Digne dov'era qui? Dov'era Digne, no? Li vediamo un attimino. Vediamo le premio, andare nella pausa. Se il portiere usciva. Allora, non lo so sicuro, ma credo che il Barcellona B ha vinto questo anno qui. Come? Perché nel girone nell'Hercules sta nella stessa divisione, nella stessa serie B. Serie C. Oh mamma mia, la volete? Sì. No, la prende Digne, se lo perde e quello col petto gli sbatte addosso. Digne e... non lo sai, il portiere sta dentro. Il portiere stava dentro. Bueno. Va bene, andiamo nella pausa che prendiamo altri due, sia Fabiani che ci colleghiamo con le Alpi, con il leone. Oh mamma mia, entra la linea, connetta Neymar, continua Neymar chiude, gol. Esquerra de l'àrea, amb poc angle, tothom esperava la centrada i amb subtilesa, amb intel·ligència, Neymar, gol! Gol del Barça! Gol d'un Neymar! 19 de la primera, Barça 1, Real Madrid 0! Molt més ben equipat,
I amb 4 anys de manteniment inclòs per 15.900 euros, el Crafter Pro. Pot amb tot. Té la pilota Neymar, fa una passada en profunditat per Alexis. Alexis, encara Varane, continua Alexis, se la posa a la dreta, la pica, gol!